Concludiamo con la quarta domanda. Fornisci una definizione di zoonosi sulla base delle informazioni contenute nel testo. Non copiare la definizione su internet, precisando i fattori antropici, cioè legati alla presenza e all'intervento dell'uomo, che ne causano l'insorgenza, cioè la comparsa, e la diffusione. La risposta deve contenere due elementi. In primo luogo, una definizione oggettiva di zoonosi, ricavata dal testo dell'articolo. Non una definizione copiata o rielaborata da Wikipedia o dalla Treccani online, ma una spiegazione che sia ancorata, cioè legata, al testo dell'articolo, quindi non generica. In secondo luogo, la definizione dovrà contenere il riferimento ai fattori antropici, cioè ai fattori legati alla presenza e all'intervento dell'uomo che hanno determinato la comparsa o insorgenza del coronavirus e la sua diffusione. Leggiamo ora la traccia della produzione. La pandemia del coronavirus ci aprirà finalmente gli occhi su quel che sta avvenendo tra la specie umana e il resto del pianeta, incoraggiando un'azione più rapida ed efficace da parte dei governi sul piano della questione ambientale e dello sfruttamento delle risorse naturali, oppure la pandemia assorbirà tutte le preoccupazioni in se stessa. Ci si concentrerà unicamente su come far ripartire l'economia, favorendo il graduale ritorno allo stile di vita precedente. E il climate change, con tutto ciò che ne deriva, tornerà in fondo alla lista delle nostre priorità? Sarà necessario ripensare drasticamente il nostro stile di vita, i nostri consumi in primis, e avviare un serio cambiamento globale? Oppure basterà affidarsi ai vaccini per contrastare l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi? Esprimi la tua opinione su questo tema, riagganciandoti in maniera critica e personale alla tesi sostenuta nell'articolo. Come puoi notare, la traccia si può suddividere in due sezioni. Nella prima abbiamo due domande articolate che pongono un'alternativa, come si evince dall'uso della disgiuntiva oppure. Nella seconda ti viene chiesto di esprimere la tua opinione su questo tema, cioè di prendere posizione sulle alternative poste dalle due domande. In sostanza, la big question che le due domande pongono in maniera molto più articolata è questa. Pensando alla fase 2 o allo scenario post-pandemia, siamo convinti di poter tornare alla normalità della fase pre-coronavirus? Oppure ci renderemo finalmente conto che all'origine della pandemia ci sono questioni, soprattutto di carattere ambientale, che le governance mondiali e i governi nazionali hanno sinora affrontato con eccessiva timidezza nel timore di frenare la crescita economica? Per evitare future pandemie basterà predisporre i vaccini? O sarà invece necessario cambiare il nostro stile di vita, di consumatori delle risorse del pianeta? In parole ultra povere, saremo veramente in grado di rinunciare alle consegne ultra rapide di Amazon per la nostra salute e soprattutto per quella di nostra madre Terra? And that's the end.